Cari amici di Italia News, bentornati sul canale Sovranista. Questa è l'ultima puntata del 2018. Salutiamo l'ospite di oggi, Tiziano Tanari, economista e membro della MMT. Ciao Tiziano. Caro Paride, buonasera e buonasera a tutti quelli che ci faranno il piacere di ascoltarci. Noi facciamo gli auguri di buone feste, facciamo anche gli auguri a Tiziano che compie ben 65 anni, auguri. Grazie, grazie Paride, cominciano a pesare. Soprattutto ho una responsabilità adesso che comincio a essere bello maturo e devo dimostrare di essere saggio perché come nonno, se no, per esempio, i miei nipoti non mi prenderebbero più in considerazione, quindi mi devo battere per mantenere lucidità e per dimostrare saggezza. Oggi sarà un test difficile a questo riguardo, però andiamo avanti. Bene, parliamo di recenti dichiarazioni di Monti che accusa accusato il governo di cedere sovranità. Lui è un esperto effettivamente in questo. Io sono rimasto senza parole perché uno come lui, che ci ha sempre spinto a cedere sovranità, adesso muove questo con una critica. Allora, il mio pensiero, il mio primo pensiero è questo: ma lui c'è o ci fa? Ancora una volta, il mio grande pensiero da sempre, da quando ho cominciato a pensare alla vita, ai rapporti, alle relazioni come ragazzino, e mi sono sempre posto il problema di cercare di avere un buon rapporto con gli altri, perché il rapporto con gli altri è fondamentale per la nostra vita. Un buon rapporto con gli altri è la premessa per farci vivere, che ci cambia la vita da una buona esistenza a un'esistenza molto peggiore, di solitudine, di contrasti, per cui il rapporto con gli altri diventa fondamentale. Gli altri per noi sono fondamentali, oserei dire, come il pane e l'aria che respiriamo. La terza sostanza, e chiamiamola sottometafora, che serve alla nostra vita sono gli altri. Con questa ottica, mi sono sempre posto il modo per cercare di avere una buona comunicazione, una buona relazione. E per far questo, negli anni poi mi sono trovato con degli ostacoli a questo, che non nascevano necessariamente dagli altri, ma forse da come, o da me, ma da come noi siamo, noi esseri umani siamo strutturati, con delle incongruenze, con delle contraddizioni incredibili. Monti, rappresenta con questo esempio un classico esempio di contraddizione insita nella stessa persona. Ora, anche se lui una cosa non la pensa, che lui è per l'eccessione di sovranità, il fatto che lo dica o ci considera dei deficienti o è un deficiente lui. È una cosa comunque grave, perché possiamo concepire una persona della sua intelligenza, della sua cultura, lasciamo stare che sia una persona, un criminale, poverino, cioè, che abbia svolto azioni letteralmente criminali. E io spero sempre che queste frasi giungano lui, che mi possa denunciare, che così andiamo in tribunale a parlarne davanti a un giudice. Ma ha fatto cose terribili e questa sua inconsapevolezza è disarmante. Addirittura, da alcune interviste che sono state fatte, si dimostrava, e mi pareva di cogliere un sentimento vero, sorpreso che molte persone, le stesse persone, detto da lui, che una volta lo osannavano, dopo la crisi lo avevano, cioè dopo la sua performance, l'avevano criticato. E lo disse con sorpresa alle stesse persone. Allora io mi dico, come può in una persona di grande comunque intelligenza, di grande cultura, studiato, lavorato, grande esperienza, come possono coesistere con un livello intellettivo alto dei vuoti mentali di questo genere. Un altro caso, se posso citartelo, che mi ha colpito per due motivi, è una intervista che proprio in questi giorni gira nel web di Soros, dove lui parla di essere persona morale e immorale. Morale, immorale perché purtroppo quando svolge azioni nel mondo finanziario, lui ha l'obiettivo, il fine di fare soldi, e quindi di vincere, di portare a termine la sua performance a qualsiasi prezzo. Anche se questo costa la vita a milioni di persone, aggiungo io, o la sofferenza di centinaia di milioni di persone, aggiungo io. Contemporaneamente si dice persona morale perché sovvenziona enti benefici, piripipara.
Allora io dico, io sono rimasto sconcertato perché questo, ripeto, che lui li pensi o no queste cose non è un fatto determinante, ma il fatto che le dica dimostra di essere uno squilibrato. Perché come può pensare che la gente possa accettare, la gente con un minimo di raziocinio possa accettare un'affermazione delirante fino a questo punto? E poi arriva la seconda considerazione, la cosa più terribile. È che purtroppo la gente ha accettato, io ho visto anche alcune reazioni, alcuni commenti. La gente accetta nella trasmissione stessa dove lui l'ha fatta in America, la gente non reagisce, addirittura batte le mani. Allora io dico: ma la gente, noi, le persone, che capacità abbiamo di capire la realtà oggettiva delle cose a un livello basilare, elementare, quindi non parlo di massimi sistemi, ma è come, per esempio, non so, che un professore di matematica gli fai fare 2 più 2 e lui ti dice 5. La stessa cosa, un cittadino che ha un minimo di buonsenso, un minimo di valori, un minimo di umanità e sente un discorso come quello non inorridisce. E come fai? E la cosa terribile è che persone di buonsenso e con il livello un sentimento empatico di umanità nei confronti del prossimo, non rimane scandalizzato da un'affermazione del genere. Ecco, diciamo che un pochettino, se vogliamo così aiutare quei quasi volontari che vorranno ascoltarci fino alla fine, questo è un discorso molto difficile, molto complicato, però forse noi oggi toccheremo un problema che non è mai stato toccato così bene. E lo facciamo sotto Natale con la speranza che Babbo Natale ci porti, ci ispiri, no? Ci aiuti a comprendere perché noi non capiamo. Perché noi non capiamo cose semplici, cose elementari. Mi viene da citare, se posso, pari, tu puoi interrompimi quando vuoi, vorrei citare, e qui cerchiamo di entrare nel concreto, un libro molto interessante che ho comprato, ho solo iniziato a leggere, ma vi prometto di finirlo al più presto, che è Neoliberismo e manipolazione di massa, della bravissima Ilaria Ilaria Piparini. Bifarini. Bravissima, bravissima anche perché lei è stata per me una testimonianza chiara di come una persona può riuscire a superare una forma di forte condizionamento, se non vera e propria alienazione. Lei, che si ritiene una bocconiana pentita, dopo anni e anni di insegnamenti dove il neoliberismo era il libero mercato, erano un pochettino il faro, la stella cometa di tutta l'economia, lei è riuscita, cosa che succede a pochissimi, a ritrovare l'autonomia di giudizio su una cosa che a rigor di logica è facilmente confutabile. Io lo dico sempre quando parlo di liberismo o di neoliberismo, che sono un imprenditore, per cui mi ritengo di avere anche un'esperienza ormai, grazie ai miei 65 anni, caro Paride, e a quasi 50 anni di professione di libero imprenditore, ho una certa esperienza di mercato, di libero mercato e dei vari meccanismi che animano a tutti i livelli, no? Quelli che sono, che è il mondo del lavoro, delle relazioni, produrre, vendere, comprare, vendere, transare beni, transare servizi, piccole aziende, grandi aziende, multinazionali, pubblico, privato, tutto, ho visto tutto. Ho visto tutto e tutto potrebbe funzionare a meraviglia seguendo determinati principi, semplici, elementari, facilmente dimostrabili, ma pare che oggi non riusciamo a capirli. E quindi, come dicevo, Ilaria Bifarini ha toccato un punto molto importante, oltre al neoliberismo, il concetto di manipolazione di massa, che è una cosa che risale a decenni e decenni fa. C'erano grandi studiosi che hanno già elaborato teorie e sfruttato queste teorie, come oggi i media fanno, per entrare, no, nell'inconscio della gente, far passare dei messaggi, farli diventare normali, cose che normali non sono. Una delle tecniche, Noam Chomsky, anche lui ha scritto testi importanti a riguardo o riflessioni molto importanti, come una cosa ripetuta decine e decine e decine di volte sui giornali, sui media, diventa inconsciamente per molti, per diciamo le persone che non si interessano di andare a fondo nel tema, diventa una verità scontata. E
E questo ci provoca grandi scompensi, perché l'informazione oggi è manipolata, manipolata sia quella su carta stampata sia quella televisiva, e quindi ci vuole proprio la nostra buona volontà, fuori orario di lavoro, rubando tempo agli affetti familiari, cercare di documentarci in modo critico, non in modo acritico, su tutti quelli che sono i temi che oggi io vedo come imprenditore, come uomo, come padre, come nonno, i temi che stanno condizionando la nostra vita, la nostra società e il mondo intero in un modo terribile, in un modo terribile e ingiusto. Sai perché dico ingiusto, Paride? Perché noi oggi che siamo nell'era dell'abbondanza, negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un salto tecnologico incredibile, che ci ha portato ad aumentare la produzione di beni e servizi in un modo anche oltre quelli che sono i bisogni attuali. Noi sprechiamo il 30% di quello che produciamo. E nonostante questo abbiamo 2/3 del pianeta che fa la fame, vive nel disagio e tutto. E questo è terribile. Non è solo terribile, è stupido. È stupido, è stupido. Perché? Perché abbiamo dei malati di mente come Soros che fra un poco moriranno, Poi ne no? faranno un altro, tanto non è quello il No, ma problema. aspetta, aspetta, parliamo dal punto di vista della persona. Noi, in questi minuti che ci rimangono, cercherò di portare il focus sull'individuo, su noi stessi, su come siamo strutturati, come la nostra mente è strutturata, sulla nostra condizione di essere umano. Io lo posso dire a buon grado, io mi auguro, come dicono molti, ormai se sono all'ultimo miglio, 80 anni, io sarò al penultimo, spero di poter avere ancora un po' di vita attiva, serena davanti, perché sai, quando ritieni di avere affetti, di avere qualcosa da fare, da dire, vorresti progredire ancora un po' negli anni, senza pensare anticipatamente alla pensione. Però il mio orizzonte, se sono fortunato, è breve. L'orizzonte terreno, il suo orizzonte, quello di Soros, è talmente breve, ma talmente breve, che se lui spendesse 10 milioni al giorno di dollari per divertirsi, per fare, per non so, per qualsiasi cosa, lui arriverebbe e campasse ancora 20 anni, cosa che credo sia molto, molto difficile, non arriverebbe a spendere quei soldi. Allora, questo per dire che cosa? Perché ancora una volta la mente mente, ovvero la mente lo costringe a fare cose che non hanno nessuna utilità. E lui non ha più la capacità critica di valutarsi, e vive in una contraddizione quasi, quasi ridicola, grottesca. Lui che è immorale, che sfrutta, sviluppa operazioni finanziarie, speculazioni incredibili che causano danni inenarrabili a tante realtà nella vita dell'economia reale, popoli, settori, nazioni, no? Vediamo quando fanno le speculazioni sulle commodity, sul prezzo del grano. Io so, vabbè, cerchiamo di non divagare, che si apre un universo infinito. Noi oggi dobbiamo staccare, ecco, una piccola chiosa la metto, dobbiamo staccare il mondo della finanza dal mondo del lavoro, perché se no non se ne verrà mai fuori, quindi divisione fra banche commerciali e banche di investimento il prima possibile. Tornando a noi, ecco, pensate a quest'uomo che ha i minuti contati, non le ore, i minuti, e è lì a tramare cose assurde in nome di che cosa? Di una mente malata, e tutti quelli che sono lì, quell'1% è governato, l'1%, non che sono tutti così, ma l'1% è governato da menti malate. Gente che pensano di governare il mondo, che pensano, ma fra un po' non ci sei più. Probabilmente ci sono buone possibilità che anche dopo non ci sia nulla, a maggior ragione, è inutile mettersene tanto. Ma se disgraziatamente o fortunatamente per i buoni ci fosse qualcosa, chissà mai, un oltre, e sono in tanti per fortuna a crederci, disgraziatamente mai ci fosse, io non vorrei mica essere nei suoi panni. Perché questo altro che faccio, sono morale, sono immorale. Tu hai fatto dei disastri inenarrabili, hai violentato l'umanità, l'uomo, la donna, l'individuo, la persona, hai violentato i valori, hai violentato tutto.
Ma basta, no? Ormai abbiamo capito, siamo qui, viviamo, campiamo qualche anno e poi scompariamo, forse per sempre, speriamo di no, ma a maggior ragione nel dubbio, se non ci costa fatica, un minimo di occhio all'etica, diamocelo, ma per farlo dobbiamo essere consapevoli. Ecco che ritorniamo al discorso, caro Paride, della consapevolezza dell'individuo. E ritorniamo un po' terra a terra su quelle che sono su quella che è la visione dei fatti del giorno, quando la mattina ci facciamo la barba, le donne no, noi uomini ci facciamo la barba, guardiamo chi ha tempo, io qualche volta ho tempo di guardare un quarto d'ora, una mezz'ora la televisione o mi leggo qualche cosa sui giornali, e la mattina presto che ci sono queste le informazioni, le notizie. Qualche talk show la sera e passano delle informazioni incredibili. Questa massa di politici, noi purtroppo oggi abbiamo dei politici che sono un disastro sotto tutti i punti di vista, e ci mandano e ci dicono delle cose che sarebbero tutte smontabili in 2 secondi se avessimo la forza e la possibilità e la volontà di documentarci un pochettino, di capire le dinamiche che muovono tutto. Ti faccio un altro esempio. Noi parlavamo l'altro giorno del governo, no? Di questo governo che io non lo nego, ho votato. Perché con le persone che avevano messo dentro pensavo che ci fosse la volontà di affrontare in modo un pochettino più, in un modo più consapevole e rendere più consapevoli i cittadini italiani di quella che è la situazione oggi. Una situazione in cui l'Europa, l'Unione Europea, l'Eurozona va cambiata. Al più presto, vanno cambiati almeno alcuni paradigmi, perché se no noi possiamo solo peggiorare. Poi dopo io sono ovviamente per sostituire interamente questa Unione Europea, cambiarla completamente, sono per la sovranità degli stati che devono collaborare da fratelli, ma da stati sovrani, perché in ambito extranazionale mantenere un rapporto democratico fra eletto e elettore è praticamente impossibile. E noi oggi, siccome non abbiamo ancora trovato un meccanismo più scusa, più funzionale della democrazia, dobbiamo creare dei sistemi in cui la democrazia si possa attuare. Quindi, detto questo, noi oggi abbiamo un governo del cambiamento che non ha cambiato niente, sta esattamente facendo quello che facevano gli altri, sta dicendo le stesse cose, identiche, ci sta buttando fumo negli occhi dicendo che ha fatto un cambiamento, una manovra per il popolo, è la manovra dopo quelle di Monti la più recessiva di tutte, perché siamo in avanzo primario di circa il 2%. E l'avanzo primario, per chi non lo sapesse, è la differenza fra spese dello Stato, ciò che il governo spende per noi, per i servizi pubblici o gli stipendi pubblici, eccetera, e quello ci prende di tasse. Praticamente lo Stato preleva di più tasse di quelle che spende, che immette con la spesa pubblica. Quindi sta drenando, stanno continuando a drenare, come succede dall'entrata dell'euro ad oggi, i nostri risparmi. Ci stanno sostanzialmente impoverendo. Ora, che quegli altri che ci hanno governato prima, e mi rendo sempre responsabile di quello che dico, per cui sempre disposto affettuosamente ad essere denunciato, magari volesse Dio, perché come ho un certo senso di ribellione a questa situazione veramente, che oltre ad essere drammatica è anche grottesca, e ritorneremo in ultimo su questo aspetto dell'impossibilità o della possibilità a indignarsi. La cosa che cambia, la cosa che motiva e che mette in moto una reazione di una persona è se tu ti indigni. Noi oggi pare che questi ci hanno, diciamo questi, il sistema oggi ci abbia ridotto in modo tale che noi non ci indigniamo più. Se tu non ti indigni, anche capisci che una cosa è sbagliata, non reagisci. Ma per concludere il discorso Governo. del governo, abbiamo questa situazione di molto più grave rispetto a quelli, ecco, stavo dicendo, i criminali che ci hanno governato prima, i criminali vergognosi che se io fossi loro non avrei il coraggio di aprire bocca. Renzi che diceva urlando alla Leopolda, ci state portando a sbattere. Abbassate il deficit, e questi da che parlavano allora 2,7, 2,8 sono arrivati al 2,
vergognosamente dal 2,4 l'ultimo passaggio al 2,04, quindi un altro piccolo sotterfugio mediatico perché la gente da 2,4 a 2,04 non percepisse quasi differenza. Questi sono dei principianti allo sbaraglio. Gli altri erano dei criminali, questi sono dei principianti allo sbaraglio. Bugiardi, che penso Pinocchio confronto si vergognerebbe, si taglierebbe il naso piuttosto che dire le bugie che raccontano questi. Ripeto, questi hanno rispetto agli altri criminali, questi sono solo dei piccoli cialtroni, scusatemi l'eccesso, ma è quello che penso, e che stanno infinocchiando delle persone che avevano fiducia su di loro, avevano fiducia in loro. Pensavano che fosse il cambiamento, loro stanno dicendo che no, esatto, noi siamo stati bravi come vi avevamo detto che stiamo cambiando. Quindi loro stanno truffando i cittadini proprio nel loro intimo, nella loro speranza, nel loro buonsenso. E però le cose dette, ridette, se tu non vai, non ti sforzi di entrare nel merito, le cose le accetti così. Ecco la forma di alienazione, la forma di manipolazione. Ora, cosa succede, Paride? Che quando noi abbiamo fatto, come dico io, tanti aspetti, lo prendo sempre come terminologia che mi aiuta a spiegare un passaggio dal quale non si ritorna, il salto della quaglia. Quando noi abbiamo fatto il salto della quaglia, cioè abbiamo capito, abbiamo acquisito ormai nella nostra mente, conscio o inconscio che sia, o comunque abbiamo accettato un'informazione come buona, e magari questa cosa ci piace, la condividiamo, eccetera. A quel punto la nostra mente, ecco il meccanismo più grave, forse per me, più difficile che andrebbe analizzato bene, anche davanti a alcune evidenze di situazioni di critiche che possono venire fuori, di dimostrazioni che possono essere fatte, e io ti potrei citare degli esempi anche personali. Quando tu hai acquisito una cosa in modo ormai radicato dentro di te, la tua mente tende a sostenerlo anche davanti all'evidenza più palese che stai sbagliando. La mente si rifiuta, si rifiuta. Io ti potrei citare tantissimi esempi con la gente, tutti i giorni, persone politicamente schierate, no? Che tu gli dimostri che quello che sta il suo loro partito, questo prevalentemente è una cosa che mi capitava con iscritti al PD, faceva cose che erano dimostrabilissimo che erano sbagliate, e tu facevi una somma 2 più 2, anzi, ti cito testualmente, una volta spiegai a un amico la formula dei saldi settoriali, ma a livello elementare, più 5 meno 5 uguale a 0. Più 5 è il surplus l'avanzo primario dello Stato, il settore privato si trova a meno 5. L'equazione è uguale a 0, rispettata, però il settore privato da questo avanzo primario è rimasto penalizzato. Quindi ho spiegato a un geometra, studio di geometra, più 5 meno 5 uguale a 0, e lui ha detto no, non sono d'accordo. Allorché io ho detto probabilmente io mi sono spiegato male, no. Ti sei spiegato bene, ma non sono d'accordo, perché questo andava a dimostrare che la manovra fatta dal PD in quel periodo in cui io facevo questo discorso era una manovra recessiva. Ora chiedo a te, Paride, sono riuscito a darti un po' così l'idea del problema, di quello che è il problema della nostra mente quando ha subito un forte condizionamento della sua totale mancanza di lucidità. Assolutamente sì, e credo che sia chiaro pure ai nostri ascoltatori. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Se tu mi concedi, caro Paride, però ancora qualche secondo per Vai. terminare Certo. questa chiacchierata, siamo sotto le feste, sono Natale, arriva l'anno nuovo, dobbiamo essere positivi. Allora vorrei lanciare un messaggio di grande positività che è questa. Abbiamo, forse io e te per la prima volta oggi, diciamo a livello così di informazione nel mondo di Inter, del mondo degli attivisti, nel mondo di chi si interessa un po' di queste cose, abbiamo sollevato un problema
per la prima volta. Il problema è antropologico, il problema riguarda strettamente la struttura mentale delle persone, nella quale siamo tutti più o meno, siamo tutti vittima di questa cosa. E la mia, così, le mie riflessioni, la mia esperienza, le esperienze che ho avuto a riguardo, una cosa che io ho sperimentato, ho osservato molto nella vita, nelle relazioni, nei dialoghi con gli altri, eccetera, credo, mi auguro e spero, ma credo che ci sia una possibilità per superare questo, che credo che è lo scoglio più grande, perché questo inficia tutto quello che viene dopo, inficia la buona informazione, inficia chi dà notizie nuove, vere, importanti, inficia l'azione di chi rivela la verità su certe cose, perché se ormai tu sei stato condizionato veramente, possiamo dire alienato su certe posizioni, di fatto non riesci a recepire la veridicità di una nuova informazione. Questo però si può, secondo me, superare. In che modo? Ecco il messaggio positivo: nel modo che tutti noi, persone di buona volontà, se siamo persone di buona volontà, dobbiamo con grande affetto, con grande stima, con grande dignità, con grande stima di noi stessi, rimetterci in discussione. Ogni volta quando c'è un'idea che ci pare di una forte convinzione, eccetera, cerchiamo di confrontarci con gli altri con spirito critico, distaccandoci un pochettino dal nostro pensiero e cercando di analizzarlo in modo critico, in modo realistico, cioè col desiderio di volere capire la verità di quella situazione, non di volere in tutti i modi che la nostra verità venga riconosciuta, perché se la nostra verità è una bugia e riusciamo a convincere gli altri, costringiamo anche gli altri a vivere nella menzogna. Quindi il messaggio positivo è: con l'aiuto di Babbo Natale, di Gesù Bambino e della Befana, cerchiamo di essere un pochettino più responsabili, autocritici, e capire che il cambiamento veramente non avverrà con questo governo, avverrà quando molti di noi avranno la voglia e la forza di rimettersi in discussione, di cercare di analizzare le cose da un punto di vista vero, non come vogliamo vederle, e metterci in contatto con gli altri che, come noi, di cui abbiamo bisogno, e gli altri hanno bisogno di noi per cambiare questa vita mediocre, brutta, ricca di violenza e solitudine, parliamo a livello globale, questa globalizzazione che è stata disegnata in un modo criminale, può diventare questo, diciamo, questo piccolo inferno in tante realtà, potrebbe diventare un grande paradiso sulla terra, veramente. Abbiamo i mezzi e la possibilità di fare un grande salto di civiltà, però dobbiamo prenderne coscienza. Un augurio a tutti, perché ci sia questa voglia di intraprendere questo percorso. Io auguro a tutti un 2019 fatto di risveglio delle coscienze e di un vero cambiamento. Ricordo di seguirmi su tutti i miei social, quindi sulla pagina Facebook, sul canale Telegram, su Twitter, e se potete di farmi una donazione su PayPal o Patreon. Tanti auguri di buone feste e un buon 2019 a Tiziano e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio a tutti. Auguri a tutti, un grande abbraccio e tanti auguri per l'anno nuovo, che sia un anno di rinascita. Grazie.